Questa è la montagna che sognano i bambini, ma torniamo 2 ore fa, così vi racconto meglio. Tutte le relazioni che parlano dell'escursione Alpe Cortino dicono di salire lungo questa strada con la macchina e parcheggiare all'interno della Valloana dove c'è la fermata dell'autobus. Io per 4 km non volevo spostare la macchina, quindi provo a salire il primo pezzo di strada asfaltata e poi prendere il sentiero M14 per vedere riportarmi al parcheggio oppure cercare un sentiero ben più diretto per arrivare su ad Alpe Cortino. Proviamo a vedere se riusciamo a trovarlo. Eccoci qua al sentiero. Ho idea che le parti più rettiline del percorso saranno fatte su asfalto, mentre le parti sterrate serviranno per tagliare i tornanti in salita. Però non male. Niente, mi ero sbagliato. A un certo punto il sentiero passa parallelo alla strada asfaltata e quindi molto molto più agevole. Dai, decido di seguire il percorso M14, arriviamo fino al parcheggio dove si lasciano le macchine e facciamo il sentiero M24, che deve essere la mulattiera quella più semplice, adatta anche alle famiglie, per arrivare su all'Alpe Cortino. Una volta arrivati vi spiego anche perché merita questa escursione di essere fatta. Devo dire che questo sentiero mi sta piacendo un sacco perché è ben tenuto, largo, non è sporco, le pendenze non sono mai eccessive, quindi si fa anche una bella velocità di percorrenza. È ombreggiato da questi meravigliosi faggi che abbiamo tutto intorno, bello fresco. Sono molto contento di averlo scelto. Il sentiero ritorna sulla strada asfaltata proprio dove c'è la teleferica che porta i viveri al rifugio, quindi non si può sbagliare. Adesso percorriamo un breve tratto d'asfalto fino alla cappella che si vede là in fondo e poi nei pressi di quella costruzione ci sarà il sentiero che alla nostra sinistra ci porterà verso l'Alpe Cortino. Ci lasciamo alle spalle la cappella della Madonna del Sasso del Broglio, che sembra uno scioglilingua, ma perché si chiama così? Perché è costruita sopra un sasso dove crescono delle eriche e il nome in dialetto delle eriche trasformato in italiano diventa Broglio. Prima di arrivare al sentiero M24 si incrocia una strada consortile dove è segnato che è il percorso dedicato alle mountain bike. Non lo facciamo oggi perché lo faremo in mountain bike, salire, scendere. Non lo so, devo vedere il percorso che mi ero studiato da fare, ma questo lo faremo o a luglio o ad agosto. Siamo arrivati a Patqueso, da qui parte il percorso M10 che in 50 minuti porta all'Alpe Basso, che abbiamo visto in uno scorso video salendo da una mulattiera dall'altra parte della valle. Vi lascio qua in alto l'indicazione per recuperare quel video. In poco meno di 2 ore e 6 km abbondanti, siamo arrivati qui all'Alpe Cortino, a 1492 metri. È un pratone con una vista panoramica incredibile sul versante nord della Val Vigezzo e si vedono cime come il Pizzoragno e il Monte Leone. E guardando verso la Svizzera si vedono tutte le 100 valli. Qui c'è anche un rifugio chiamato Nigritella, dove dicono si possa mangiare un'ottima polenta. Andremo a provarlo uno dei prossimi weekend, molto probabilmente.
Adesso ho provato ad andarci, ma c'erano due cani abbastanza scontrosi che mi sbarravano la strada e ho preferito starmene alla larga non vedendo il padrone in giro. Vabbè, pazienza, dai, tanto ci torneremo a fare altre foto dai punti panoramici. Nel tragitto di ritorno ho deciso di deviare leggermente dal sentiero M14 perché ho visto questo cartello. Cappella Sgig e Sgag 15 minuti. Quindi facciamo questa deviazione perché il nome mi incuriosisce un sacco. Vediamo di cosa si tratta. Cappella Sgig e Sgag raggiunta, c'è un affresco di una Madonna purtroppo rovinato e nessun cartello informativo, quindi non so dirvi di più al momento su questo nome. Però ho notato un piccolo particolare, faccio vedere questa clip di come costruiscono il tetto. Secondo me è molto interessante vedere come vengono disposte le piode sul telaio in legno. Stavo per fare la conclusione del video, mi sono imbattuto in questo passaggio spettacolare che non potevo non farvi vedere. In conclusione, com'è stato questo itinerario? Beh, molto positivo perché 13 km nei 750 metri di dislivello sono una distanza, un dislivello che una persona media, mediamente allenata può fare senza grossi problemi. Il sentiero non ha difficoltà tecniche, è sempre ben pulito, abbastanza largo. Se uno vuol portare su il figlio nello zaino, con la fascia, può benissimo farlo. Magari passando per la strada consortile, che è sì un po' più lunga, ma ha un dislivello inferiore, comunque ci passano i mezzi a motore che vanno su alle baite, quindi non sarà sicuramente messa male. Se si vuole venire su in macchina, la carreggiata è larga circa 4 metri ad occhio, quindi è abbastanza improbabile incastrarsi con un altro veicolo che venga in senso opposto, cioè a meno che non state trainando una barca, ma non vedo perché dovreste farlo. C'è anche un autobus che può portarti alla fermata. È attivo solo nel periodo estivo, ma penso che vada prenotato ed è disponibile solo i weekend o solo la domenica, non lo so. Bisogna andare a cercare sul sito del comune di Malesco che spiega come si fanno a prenotare queste tratte che non sono sempre disponibili perché magari non c'è gente che le usa. E basta. Insomma, io mi sono divertito, non vedo l'ora di portarci Irene e Chiara, soprattutto per mangiare la polenta su, che sono curioso di provarla. Anche perché adesso ho un discreto appetito dopo 3 ore e 40 di camminata, è quasi mezzogiorno, quindi direi che vi saluto, corro dalle mie donne a mangiare e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!